Mentre continua la ricerca dei dispersi dopo una settimana che ha portato tante tracce, ma non il ritrovamento del bambino di 8 anni Mattia Luconi, né quello della 56enne Brunella Chiù, continuano anche le indagini per accertare eventuali negligenze e responsabilità sulla catastrofe ambientale. Dopo che le procure di Ancona e Urbino hanno aperto due fascicoli di indagine, questa mattina il presidente della Regione Marche, Acquaroli, ha annunciato l'istituzione di una commissione tecnica per svolgere una indagine finalizzata all'accertamento della regolarità e dell'appropriatezza delle procedure adottate da parte delle strutture organizzative della Protezione Civile regionale, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità sull'evento alluvionale. Politica che procede all'accertamento di eventuali negligenze, ma anche alla prima erogazione dei ristori, dopo i 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri e i due aggiunti da Regione e Camera di Commercio. Quello che oggi serve è essere veloci, nel senso che le famiglie, le imprese hanno bisogno di aiuti, questi aiuti devono arrivare in tempi rapidi, ma soprattutto bisogna fare in modo che quelle che saranno le domande che i cittadini potranno fare siano semplici. Non possiamo pensare di far fare, come dire, che si vogliono dei tecnici per poter compilare una domanda. Le persone i danni li hanno avuti e quindi è importante riuscire, come dire, con poca burocrazia e anche velocità. Io sono stato in questi giorni in queste zone, devo dire che ho trovato persone veramente molto motivate, le persone hanno voglia di rimettersi in piedi, di riaprire le proprie attività. L'unica cosa che molto bella che ho visto è che ci sono molti giovani che stanno aiutando, appunto, che sono presenti in queste zone, e quindi noi come classe politica non possiamo deludere queste persone, e quindi cercare di dare risposte in tempi rapidi. Intanto nel pesarese si sta provando a riacquisire una parvenza di normalità. A Cantiano sono stati ripristinati tutti i servizi primari ed è arrivato anche l'esercito a supportare la comunità. Siamo su tutte le situazioni emergenziali ormai quasi risolte nella loro parziale e provvisoria soluzione. Tutte le frazioni sono state liberate, quindi ad oggi sono raggiungibili seppur in maniera parziale e temporanea. Abbiamo sui fiumi, sul letto dei fiumi, in un accordo col Genio Civile regionale, i mezzi pesanti per il ripristino degli argini, quindi sia sul Burano che sul Bevano che sul Tenetra. E abbiamo avuto ieri l'ispezione da parte dell'esercito, quindi in campo, in ulteriore ausilio, abbiamo anche il Dipartimento dell'Esercito Nazionale, che verrà coinvolto su alcune situazioni più particolari legate alle infrastrutture del dopo emergenza.